Buonasera, grazie di essere qua. Da 8 anni la Regione Piemonte organizza Lingua Madre al Salone del Libro. Da 8 anni chiede a noi del Folk Club di riempire gli spazi musicali all'interno di Lingua Madre. Abbiamo iniziato venerdì sera con la musica dell'Ucraina e della Russia di Vladimir Denisenkov. Ieri sera un bellissimo concerto con il duo Elva Luzza dalla Sardegna e Renas et Te. E stasera chiudiamo questo mini rassegna di concerti che avrà poi una coda domani con la proiezione del DVD del ventennale del Folk Club, sempre alle 8 qua. Stasera abbiamo un trio agguerritissimo, sono i giovani leoni del folk, li abbiamo definiti perché grazie alla loro verve, alla loro capacità tecniche, portano avanti un discorso musicale che parte dalla tradizione del folk, ma non ha paura di uscire nel mondo della contemporaneità, dei suoni del jazz e dei suoni dei molti paesi del mondo, non solo quelli di loro origine, che sono, diciamo, la Francia e la parte occitana dell'Italia, del Piemonte e il Piemonte. E quindi li accogliamo con grande piacere. What a Wonderful World Trio. Grazie. Thank you.
Grazie. Cécile Delzan al violino. Luca Curcio al contrabbasso. Io sono Simone Bottasso, l'organetto. Dunque, questo progetto, vi dico due parole su questo progetto che si chiama What a Wonderful World. Trio, perché in realtà è nato come un sestetto in origine. Noi siamo tutti studenti della classe di jazz del Conservatorio di Torino, però visto che io e Cécile avevamo un forte legame con la musica tradizionale, abbiamo deciso di iniziare questo progetto di incontro tra le musiche world e il jazz.
quindi da una cosa scolastica è poi nato un sestetto vero e proprio. Quest'oggi siamo in una formazione ridotta, questo in trio, perché ovviamente il sestetto non poteva essere agibile con batteria e pianoforte, e vi proponiamo quindi delle riduzioni cameristiche di questo repertorio. Il primo brano che abbiamo suonato era una mia composizione dedicata all'organetto, a questo organetto che si chiama Diatofonia numero 7. E adesso vi continuiamo invece con un brano, una suite di due brani. Il primo proviene proprio dalle nostre zone, dalla Valvaraita, ed è una canzone che si chiama La Chanson des Spuse, che veniva cantata a Chianale, un piccolo borgo bellissimo che c'è in fondo alla Valvaraita, ovviamente per accompagnare la sposa al matrimonio, quindi per questo in chiesa per sposarsi, e per questo si chiama La Chanson des Spuse. La seconda invece è ancora una composizione che sintetizza un pochettino lo spirito di questo gruppo, che è appunto quello di unire la musica world alle tradizioni, ed è una sorta di monferrina. Una monferrina, una danza che viene ballata un po' in tutte le Alpi, nel Piemonte, però insomma, visto che ci sono alcuni elementi jazz all'interno, è stata chiamata la moncherrina. Thank you.
Grazie. Era veloce. Era veloce. Allora adesso ci spostiamo. L'intento del gruppo era quello di esplorare tutto il mondo. What a wonderful world. In realtà per adesso abbiamo iniziato a esplorare un pochettino la musica world europea e ci siamo spostati anche un po' in altre direzioni che sentirete più tardi. Adesso ci spostiamo nella terra natale della nostra violinista, che è francese e che ci ha portato delle splendide melodie di Bourré a tre tempi, dell'Auvergne, suonate tradizionalmente col violino e con la ghironda, con la cornamusa, quindi una suite di Bourré a tre tempi. Thank you.
Grazie. Dunque, il prossimo brano arriva dalla penisola iberica, che sappiamo che è ospite di questa rassegna. Arriva da una zona che culturalmente e musicalmente ha molto da darci, soprattutto nella musica tradizionale, che sono i Paesi Baschi. Ed è una suite di due brani. Il primo un valzer, una canzone d'amore bellissima che si chiama Maitia Nusira. E il secondo invece è una composizione di un grandissimo organettista che si chiama Kepa Junquera, che si chiama Trichignosis, anche questa è dedicata all'organetto basco, che è un organetto un po' differente da quello che viene utilizzato da noi, si chiama Triki Triksha. I suonatori sono tutti dei super bomber. Thank you.
Grazie. Grazie. Il prossimo brano arriva invece dalla Bretagna ed è appunto un brano che suoniamo normalmente con questo sestetto ed è una danza che si chiama Costaroat. Immaginatevi chi non conoscesse queste danze, delle lunghe file di persone che si tengono per i mignoli, per le braccia, e fanno dei passi complicatissimi originalmente intorno a dei fuochi, delle danze molto ipnotiche, insomma, una Costaroat. Thank you.
Grazie. Questo brano era una suite di polske, delle danze provenienti dalla Scandinavia, diffuse un po' in tutta la Scandinavia, suonate anche queste principalmente con i violini.
Le prime due melodie erano tradizionali, invece la seconda era una la terza era una composizione di una grandissima fisarmonicista che si chiama Maria Calaniemi, che fa delle composizioni meravigliose. Si chiamava Trioli Polska, forse dedicata a questo trio, chi lo sa? Bah, forse no. Il prossimo brano invece è una storia un po' particolare, nel senso che oggi pomeriggio ci ritrovavamo a fare un ultimo check per questo concerto a casa mia e forse casualmente, forse no, a casa mia si trovava un altro organettista, un grandissimo organettista che era mio ospite. E allora gli abbiamo detto: senti, noi ci mancava un pezzo, quindi ci cederesti un tuo pezzo? Lui fa: ma non lo so. E allora Luca, il contrabbassista, ha sfoderato le sue grandissime doti culinarie cucinando una fantastica matriciana, buonissima. Allora Riccardo Tesi ci ha concesso di suonare un suo brano bellissimo che si chiama Tarantella Rouge Noir. La dedichiamo quindi a Riccardo, che purtroppo non è qua perché è dovuto partire. Tarantella Rouge Noir. Thank you.
Grazie. Era una storia vera quella di Riccardo Tesi che è venuto a pranzo da noi, Ed è anche vero che lui cucina molto bene, tra l'altro. Quindi fare un applauso aggiuntivo a Luca Curcio, alla cucina e al basso. Qualcuna o last one? Facciamo last one. Allora dunque, noi vi proponiamo un ultimo brano, che anche questo è una storia molto interessante, perché ci sono più parti in questo brano. Il primo sarà un valzer bellissimo che proviene dalla zona delle quattro province. La conoscete tutti la zona delle quattro province? Sì. Allora, la zona delle quattro province è anche una zona di quattro regioni, perché abbiamo Pavia, Alessandria, Genova e poi ce n'è sempre una che manca, è Piacenza, ecco. Quattro regioni che si incontrano in una zona montuosa, tutte e quattro si trovano in questo punto in cui c'è una tradizione musicale fantastica, quella appunto la musica delle quattro province, la tradizione del piffero, uno strumento bellissimo che purtroppo nessuno di noi sa suonare, quindi non possiamo farvelo sentire questa sera, però lei lo conosce molto bene, ha studiato tutti i passaggi del piffero, li ha riportati sul violino, quindi non vi preoccupate, siete in buone mani. Quindi questo primo valzer proviene da queste parti, insomma si chiama il valzer dei disertori, una bellissima melodia. Invece la seconda parte del brano è una storia un po' lunga, non so neanche se devo raccontarla. Tu? No? Ma sì, dai. Che è proprio un po' complessa, perché in pratica abbiamo scoperto, grazie agli studi etnomusicologici che Luca Curcio fa, mentre cucinava, sì esatto, faceva questi studi etnomusicologici, no non è vero, perché lui ha fatto veramente un viaggio in cui ha scoperto che oltre ad Alessandria, appunto, che si trova in queste quattro province, e Alessandria d'Egitto, c'è anche un'Alessandria di Rio, che si trova proprio vicino a Rio de Janeiro. Lui c'è stato, ha visto che questa comunità si era creata proprio dopo una migrazione di alcuni musicisti che vivevano a Cegni, nella zona appunto delle quattro province, che avevano intrapreso questo viaggio, avevano incontrato delle tradizioni musicali fantastiche anche proprio in Brasile, tutta lo shoro, la samba, insomma, e quindi hanno fuso insieme queste tradizioni musicali. Lui l'ha studiato, ha fatto anche una tesi, si sta laureando al Conservatorio di Jazz di Torino, con una tesi sull'incontro tra la musica del Piemonte e quella del Brasile, a Alessandria di Rio. Quindi vi proporremo, nella seconda parte del brano, altri due brani che provengono appunto da questa tradizione, che sono un'Alessandrina in là e l'altro invece un brano che si chiama Descendo a Serra, che non è ben chiaro se è Serra Valle Scrivia o qualcosa del genere, comunque Descendo a Serra. Buon ascolto. What a Wonderful World, Cecil Del Zan al violino, Luca Curcio al contrabbasso. Aspetta. Sì. Datevi atmosfera. Thank you.
Grazie. Grazie. Allora vi presentiamo ancora un brano che arriva ancora una volta dai territori occitani, ancora questa è una curenta della Valle Varaita, solo che ci abbiamo fatto un arrangiamento un po' funk, quindi è diventata non una curenta, bensì una funk curenta. Quindi, voilà, sappiatelo. Si chiama The Red Jones Funk Curenta, also known as la curenta di Giuseppe D'Arusso. Thank you.
Grazie. What a wonderful world. Trio. Simone Bottasso.